Premio all'allenatore Leone Larini. Figlio d'arte, ha iniziato a portare i campi da rugby sotto la guida di Enzo Barbieri. Da allora ha seguito tutta l'altra fila sino ad approdare giovanissimo nella rosa della prima squadra in Serie A, dove ha poi giocato numerosi campionati, conoscendo in seguito anche l'esperienza del top ten e delle coppe europee. Dopo aver contribuito al ritorno del Noceto in Serie A, è ritornato nelle file della Rugby Parma come giocatore ed allenatore. Premia Carlo Serioli, past president del CONI Parma. Il nome è tutto un programma, è l'idea di mio padre, come il re. Tutto nasce da lui. Sì, no, insomma, il nome diciamo che insomma, rappresenta un po' lo sport, il re, aggressività e voglia di fare. Ecco, sì, volevo dirti questo, ecco, il fatto di essere un figlio d'arte all'inizio può aver condizionato il tuo avvio e la tua carriera? Ha condizionato la mia carriera, perché in realtà io ho iniziato a fare tre elementi del molto bello calcio. Però mio padre fa no, basta calcio, perché il calcio non è uno sport. Perdonami Sandro, ma così. Da quel momento va portato al campo e io dagli 8 anni fino ad ora continuo a giocare e ad allenare. Ecco, in tutta questa tua carriera nobilissima c'è una pagina che ti piace ricordare in modo particolare? No, in particolare, ce ne sono veramente mille. Forse la cosa più bella da dire a quei ragazzi più giovani, che gli amici che avevo 8 anni nel rugby, io tuttora 40 anni, mi conseguenza più che lo sport, come la scuola di vita. Ecco, tu ne sei proprio convinto che il rugby sia veramente una scuola di vita? Sì, sembra una banalità, ma in realtà è così. Cioè che i valori del rugby, probabilmente anche nel calcio, non lo conosco così bene, però nel rugby veramente serve molto più l'amicizia, restare in gruppo, uscire in compagnia e quello che è lo sport. È sport, perché è finita la partita, come dicevi prima Lucarelli, è finita la partita, si va a bere la birra assieme non è la classica birra, in realtà è un modo di stare insieme e di chiudere quello che è successo in campo. In campo posso tirare il cazzotto, il calcio, ma finita la partita è una simpatica birra e lo dimentico. Ecco, io al rugby, al mondo del rugby, riconosco sicuramente una grande dote, tu l'hai sottolineato per prima dicendo che credo che l'amicizia che si crea nel mondo del rugby non si crea in nessun'altra disciplina. Nelle altre discipline può essere l'invidia, la gelosia, la rivalità del ruolo e della notorietà. Nel rugby proprio il discorso del sostegno è quello che porta a cementare un'amicizia anche negli anni. Sì, adesso non vorrei essere magari troppo di parte. Credo che nel rugby sia così. Nel calcio, secondo me, il fatto anche che sia così sponsorizzato porta a far sì che ci sia veramente la persona singola. Il problema è che nel baseball e altri sport minori risulta molto più facile creare un gruppo, creare un'amicizia che poi durare gli anni. E per ritrovare degli studenti, tu non eri nato, io ero nato da poco, bisogna aspettare ancora molto o solamente il fatto di poter avere qui le zebre può essere già gratificante? No, io credo che per quanto riguarda le zebre è un discorso tanto, perché è una cosa della federazione. Lo scudetto per Parma bisogna far sì che la società della Rugby Parma, quella dell'amatore, quella del Noceto capiscano, il colore è una cosa fare, capiscano che ci vuole un gruppo unico, i giocatori di ogni squadra devono andare a confluire nella squadra unica e quando poi non giocherà più per questa squadra unica torna alla propria casa madre, perché se no con le risorse che abbiamo, soprattutto economiche, non arriva da nessuna parte adesso. C'è troppa dispersione di mezzi? Si dice di forza. Abbiamo 4 squadre in un territorio piccolissimo, di conseguenza non possiamo raggiungere nulla. Tanti settori ottimi, ma nessun risultato. Grazie, tante grazie. Premio al dirigente Giancarlo Pedizzoni. È un parmigiano del Castelletto. Ora che si fa il parmigiano, scusa. Solare come era la gente di un tempo, calciatore per tante società, protagonista anche nella corsa campestre, passa l'arbitraggio dirigendo oltre 1500 gare per diventare poi osservatore dell'UISP per 2 anni e presidente degli arbitri e adesso designatore.
vinse diversi premi e medaglie, da 10 anni anche un Christian Louisp, che però che bravo, io dico perché facciamo fatica più a leggere. E compagnia dialettale con scopi benefici umanitari. Premia Gianni Barbieri, delegato provinciale del CONI. Senti, spiegami, perché noi bambini ti chiamavamo Osso e adesso non si direbbe. È molto difficile da spiegare. Allora, anche nel secolo scorso, nel 19, giocavo al calcio e allora c'era in Serie A l'Orzo Mantova. Sono andato a provare tramite intrallazzi con mio zio, perché era amico di Fabri. Naturalmente mi hanno scartato, ma da lì Ozzo è nato Osso, anche perché ero molto magro. Io pensavo fosse veramente la seconda versione. Senti, ecco, dal campo come giocatore, e non eri dei più bravi, dei più disciplinati, ecco, a diventare arbitro, il passo non è poi così breve. No, prima di tutto l'ho fatto per i soldi, da arbitrare, perché si prendono molti soldi. No, a parte gli scherzi. Casella scrive. No, ho cominciato a giocare a pallone, non potevi giocare e arbitrare, perché le federazioni non lo permettevano, non so se adesso lo permettono, però mi piaceva anche giocare a calcio e ho scelto Luis e sono sempre rimasto Luis dal 1969. Senti, mi piace farti una domanda, una volta arbitrare non era facile, mi spiego meglio. Si rischiava anche di scappare dai campi, essere inseguiti o ricevere anche nel corso di una partita un ceffone, per non dire un pugno. Tu, disavventure di questo genere, sei mai scappato con la borsa vestito da arbitro del campo? Assolutamente. Per mia fortuna non ho mai avuto contestazioni gravi, a parte sia arbitro, fallo, rigore, compagnia bella, ma di cose gravi non ne ho mai avuto in tutta la carriera. Se si può chiamare carriera amatoriale. Quindi ci vedo partire, non sono pochi. Forse anche di più, da un po'. Stato basso. Sai perché ti faccio questa domanda del 1500? Perché c'è un tuo collega, che non so se è ancora in attività o meno, non è Marconi, ma è Terzi. Sì, Carlo Alberto. Carlo Alberto, che dice di averne 1300. Sì, sì, sicuramente è vero, perché abitava più di me, io abitavo. Vabbè, Ma sono stato molto più Luis di lui, quindi comunque lui ha abitava. La politica l'ha chiamato fuori. L'ha chiamato fuori, lui faceva anche 2 o 3 partite a settimana, io ne facevo una e dopo tornei estivi, ma Terzi Carlo Alberto era un ottimo arbitro. Signorato, se di cui ti lascio andare, Christian Duisp, no? Ecco, come nasce questa passione per la commedia dialettale? Abbiamo deciso di cambiare il metodo. Prima facevamo ridere arbitrare, adesso cerchiamo di far ridere con gli sketch. Greci, tu hai un Greci che non è Sergio. Sì. Abbiamo Greci Franco, avevamo Greci Paolo, sono i Greci, è una stima molto, molto conosciuta. Io ho avuto il piacere di conoscerlo oggi, sicuramente, non so se mi conosceva, ma sì, ho avuto il piacere di conoscerlo oggi. Grazie e tanti auguri con me, a tutti. Stella Inzani a Giancarlo Aliani. La storia del maestro di Giancarlo Aliani si fa tutt'uno con quella del judo a Parma. Ottimo atleta, più volte finalista ai campionati nazionali. Dopo il diploma di insegnante tecnico presso l'Accademia Nazionale di Roma, esordisce all'Inzani conquistando simpatia e riconoscimenti, formando ottimi atleti a livello nazionale. Premia l'assessore allo sport di Parma, Giovanni Marani. Thank you.
No, è difficile, visto la stazza. Il peso, sono vecchio. Sì, ecco, allora da quanti anni insegni? Beh, che insegno è dall'82, che però fatto 32 anni. Esatto, che però fatto il judo è dal 68. Da 32 anni tu insegni judo a bambini o non bambini? O adulti? Diciamo agli adolescenti. E non ti sei ancora stancato? No, perché mi piace molto stare insieme agli adolescenti, oltre che chiaramente per judo. Ecco, nella schiera che hai adesso a disposizione, non ti chiedo il nome perché sarebbe antipatico e fuori luogo, vedi potenzialmente ragazzi che possono un domani arrivare veramente in alto? Beh, in questo momento arrivare veramente in alto è difficile, perché qui ci vuole tutta una struttura societaria, diciamo, professionistica. Però ci sono dei ragazzi che a livello motorio sono molto in gamba, solo quello che manca è un grosso impegno nel judo, perché come nel rugby sono sport, diciamo, duri, dove bisogna darsi da fare tutti i giorni. Cioè tu i bambini che alleni, i ragazzi che alleni, quanti allenamenti fanno alla settimana? Dai 3 ai 4 allenamenti, a secondo, diciamo, degli impegni scolastici, eccetera, eccetera. Per cui richiede sacrificio ai ragazzi, all'insegnante, ma anche ai genitori che dovranno portarli avanti e indietro. Ma soprattutto, diciamo, no, i ragazzi sono abbastanza autonomi, esatto. Richiede impegno ai ragazzi, perché tra lo studio devono fare almeno, se vuoi, diciamo, per avere buone possibilità a livello nazionale, devono fare almeno 5 allenamenti. Senti, poi ti lascio andare. Ecco, se noi dovessimo fare una cosina graduatoria anche ipotetica a livello regionale, l'Italia dove la mettiamo? Beh, in questo momento, devo essere sincero, una volta, alcuni anni fa, eravamo nei primi 3-4 posti, adesso siamo un po' scesi, saremo intorno al 10° posto. Vabbè, allora bisogna darsi da fare. Direi di sì. Ok, grazie. Stella Inzani a Luciano Dondi, ciclista da lungo tempo. Stella Inzani ha contribuito in questi anni al successo della squadra Isomec, sia come ciclista presente sul campo, sia come coordinatore. Da quest'anno impegnato nel Consiglio, sta svolgendo un lavoro fondamentale nei rapporti di lavoro e nell'organizzazione. Premia Orazio Zanni, past president dell'Inzani. Adesso del Parma o qualche donato? No, Cassani era sempre un ciclista. Sì, adesso è
Direttore tecnico. Non è che pensi che per caso passando di qua ti vede pedalare? Non credo. Ecco, come squadra ottenete anche dei risultati o serve solo come facevo io? 120 volte al massimo a metà strada, la bottiglia, il panino e via andare. Quest'anno, anche già diversi anni, è un impegno, perché tanto tutte le domeniche, tutti questi giorni dobbiamo essere presenti, e quest'anno abbiamo vinto. Tutti insieme, è campione, sì, la società Anzani ha vinto il primo premio, e il nostro sponsor, insomma. Abbiamo vinto il primo premio nel campionato provinciale di cicloturista, abbiamo vinto un altro campionato sempre inserito a livello provinciale, e hanno figurato bene, che l'hanno fatto in un altro campionato che lo chiamano il Tour dell'Appennino, e poi abbiamo partecipato al campionato nazionale per la prima volta e siamo andati quarti. Non avevamo mai partecipato, è stata una nuova esperienza. Ti faccio un'ultima domanda, ma devi essere sincero. Tu sei uno di quelli che quando va via di queste stagioni si veste da palombaro? No, palombaro no, quello è vestito, sì. Pronti per andare a rapire? Sì, sempre, tutto l'anno. Io un po' meno, però vanno tutto l'anno. Tanti auguri, grazie. Stella Anzani a Davide Leggeri. Rappresenta uno, ti dico già che sei raccomandato. Ah, beh, beh. Da un tuo conterraneo. Hai già capito che? No. Lo capirai. Ah, quello dell'anno. No, non mi hanno battuto, per te lo spiego. Allora, Davide Leggeri rappresenta uno degli agenti con più militanza del volley Anzani, pugliese, a Parma per motivi di studio e da 10 anni un punto di riferimento. Studio, lavoro, infortuni non hanno frenato la sua attività e non l'hanno allontanato dal mondo dell'Anzani, rappresentando appena per lui lo spirito del circolo. No, abbiamo un amico comune, è pugliese, si chiama Antonio. Allora sì, sto raccomandando bene. È solamente quello, non volevo dirti che era una battuta. Premia Walter Manfredi, presidente Isomet. Che cosa ti lega alla pallavolo? Beh, sono tantissimi anni che pratico pallavolo, sono più quelli che pratico pallavolo anziché che andando indietro gli anni che mi rimangono di vita. Sì, è iniziato abbastanza presto, quindi sembra una cosa che mi è piaciuta, quindi non l'ho mai abbandonata, tranne per l'infortunio, forse è l'unico anno che ho saltato, troppo capita e niente, è uno sport che mi piace. Senti, tu cosa giochi di ruolo? Io sono centrale. Ecco, quando tu hai iniziato a giocare a pallavolo, nella tua mente avevi un esempio da seguire o ti sarebbe piaciuto emulare qualcheduno? Ma in particolare nessuno, è stato un ruolo che mi ha sempre affascinato proprio perché ti dedichi, nulla togliendo gli altri ruoli, ma è un ruolo dove veramente uno è destra, sinistra, centro, stai sempre il movimento, quindi il ruolo mi affascinava proprio perché ti dedichi tutto e niente, poi è continuato così e... Tu hai terminato gli studi o studi ancora? No, io ho terminato nel 2010 gli studi, ormai il lavoro sono un po' di anni prima. L'applicare la passione del pallavolo con le esigenze e la necessità del lavoro è facile o ti risulta semplice? Ma diciamo che uno deve poi, sì, pensando poi il lavoro che faccio è abbastanza forte, sì, impegnativo, quindi è proprio un momento dove dici sì, no, devo andare a pallavolo, quindi lasci tutto e niente, il fatto che mi piace. Sono riuscito. Te lo togli dalla pelle? Sì.
Ecco, che ambizioni hai come pallavolista? Ma ormai diciamo che fatto proprio degli anni, ho quasi 30 anni, quindi non è che uno aspira a chissà cosa, ma continuare nella squadra e sì, fare il possibile, fare il meglio possibile. Non hai mai pensato di dedicare, di mettere al servizio di chi è più giovane, cioè dei bambini, la tua esperienza, le tue conoscenze, le tue capacità? Sì, diciamo che una cosa ho preso in considerazione qualche anno fa, poi subito abbandonato perché purtroppo faccio un lavoro dove, tranne la pallavolo e qualche fine settimana, sono sempre al lavoro. Purtroppo adesso magari tra qualche anno, sì, forse magari cercheremo di trasferire questo amore per la pallavolo per i più piccoli. E non hai mai pensato di esautorare il tuo allenatore, di prendere sul posto di giocatore allenatore? Ma abbiamo un allenatore che è bravissimo, che stasera non è presente, quindi non mi sento all'altezza di fare questo. Poi vabbè, Beppe è un bravissimo, quindi non mi permetterei mai. Non hai mai pensato di dedicarti ad altre discipline al di là della pallavolo? Ma diciamo che quando trovo il tempo ne faccio degli altri, faccio una corsa e qualche un po' di palestra per mantenere la mia forma così, ma è quella che mi piace, la pallavolo, quindi cerco sempre di mio tempo libero di dedicarlo lì o di girare tutto solo la pallavolo. Quante partite avete fatto quest'anno nel campionato? Quest'anno le abbiamo fatte 10, sì. Ecco, 10 quante hai vinto e quante perso? Ne abbiamo persa solo una, se non sbaglio. È una domanda fatta. Sì, perché abbiamo perso contro gli altri del sempre del circo. Niente, quindi era una domanda no, qualche familiare. Io sono solamente sotto questo. No, e non avevo nessuna finalità, volevo solamente sapere appunto come state andando, 9 vittorie su 10, vuol dire che siete in alto, non siete in basso. La classifica si guarda verso l'alto, non verso il basso. Sì, diciamo che puntiamo i primi posti, anche se mi devo correggere, abbiamo perso 2. 8 vittorie. Perché per noi non è una sconfitta, è una squadra che purtroppo da 2 anni ci portiamo indietro, che perdiamo solo con questa squadra, quindi ormai... Stanno anche con l'altro, con quella sorella. Sì, ecco, ma le prime due fanno i playoff o si sale di autorità? Ma non so se le prime due, ancora non ben chiaro come, perché quest'anno è un po' particolare, anche c'è la seconda divisione, quindi facciamo prima e seconda divisione insieme, non so ancora come articolato, comunque sì, presumo le prime due. Ne mancano alla fine di partite del giro? Ne mancheranno 12, se non sbaglio, 13. Dice di tutto, auguri. Grazie.